Buonasera, come va? Tutto a posto? Un poco di ritardo, ma ne valeva la pena. Mi raccomando, sempre tutto a posto. Ormai l'estate se ne va, se ne è quasi andata, però oggi comunque ha fatto caldo. La sera l'aria è un poco più frizzantina, la mattina, ma nel centro della giornata è mazzata sotto mazzata. Ma prima che si rovini il tempo, volevo collegarmi da fuori, dal forno, dove questa è un'altra mia grande passione, eccolo qua, il forno a legna. Spettacolare. Allora, visto che... Allora, poi vi do la ricetta. Stasera parliamo, vi do qualche consiglio per fare qualche pizza. Voi la ricetta della pizza in teglia già l'abbiamo fatta. Poi vi daremo anche questa, la ricetta della pizza che facciamo a legna. Però l'idea qual era? Era di farvi vedere qualche ricetta, qualche gusto di pizza che abbiamo fatto ultimamente e che secondo me sono molto interessanti. C'è Peppe Balestrino che ci saluta e dice: Wewe, buonasera, oggi vi hanno cacciato fuori. Ciao Peppe, sì, oggi ce ne hanno cacciato. Flori ci ha cacciato. Oggi Flori è cacciata a Giovanni di conseguenza. È cacciato pure a me in da cucina. Allora, ho un mesetto fa, sì, ho filmato una linea di... una serie di pizze della pizzeria di Peppe Maglione, da Liena Gourmet ad Avellino, e l'idea è stata quella di interpretare alcuni dei miei piatti più rappresentativi, riportarli sulla pizza. Allora, oggi volevo mostrarvi qualche idea che ho avuto, se è una cosa che vi piace, che la prima è una delle poche, se non l'ultima volta che ci colleghiamo vicino al forno a fare la pizza, però ci tenevo a farvela vedere. Ecco. E l'assistente la chi è? Ecco qua. Pilo. Qua teniamo. Eccola. L'assistente che sei lontano, tipo ti piace. Il susso pizzaiolo lui. Bellissimo. Ecco qua, ecco. A posto. C'è Pino Palma che ci saluta. Pino, buonasera. E poi c'è Ludo R, buonasera amici, a breve atterro a Montechiaro. Ciao Ludo. Allora, ti aspettiamo. Allora, innanzitutto usiamo... per condire la scuola delle mie parti è quella di mettere la mozzarella sotto. Vabbè, questo è diverso come impasto, non è come la pizza napoletana, ma è l'impasto della pizza a metro, per questo un poco più croccantello. Mi piace, la pizza deve essere sempre bella, sottile, leggermente croccante, ma la cosa importantissima deve essere unta, zavata. Sale ci sta? Perché dico, se la pizza non è bella unta, non è una pizza, una vera pizza, perché la pizza è nata zavata, anzi la facevano addirittura con la sugna. Per questo non ci deve essere troppo pomodoro. Ecco qua. C'è Clu che dice: Peppe, contiamo i giorni, arriveremo il 9. Ciao Clu, con grande piacere ti aspettiamo. Però io quello che volevo capire con voi è se mi dite che pizza sto facendo. Sto iniziando a interpretare uno dei miei piatti più
pizza al parmigiano. Sì. Uno dei miei piatti, facciamo una bella spolverata di parmigiano. Uno dei miei piatti più rappresentativi. Ovviamente la cuoce, voi ci pensate, altrimenti poco di caroppa, però vediamo se riuscite a capire che piatto sto facendo. Sesta Saverio ci saluta da Favignana. Ciao Saverio, Favignana, sei il carabiniere? No, non è di Pantelleria. Non sta vergine, mi raccomando, non sono che sta vergine. Non può che più è nuovo, no. Saverio, no, mi sono sbagliato. Come stai? Favignana, tutto a posto. Mettiamo il forno e tiriamo. C'è Emilia Balzano, buonasera a tutti, che fa tanti auguri anche alla nonna per Santa Rosa. Emilia, grazie mille. L'abbiamo festeggiata alla grande. Ecco qua. Ah, nonno, che è beccioso malamente. Grazie comunque, Emilia. Allora. C'è Peppe ancora che scrive: il tempo che arriva va Raffaele che va fuì pura sotto furno. Francesco, organizza una cucina al volo. Sì, sì, ci dobbiamo organizzare, Peppe. Perché... E c'è Carmina Matiello che è il primo a dire: ecco il delicato sorrentino. Oh, mamma mia, bravissimo. Esattamente, la pizza che stiamo. Che sto facendo? È il delicato sorrentino. E mi piace bene la tiro, vedete, la pasta deve essere di poca consistenza, non deve tirare, avere una maglia glutinica lunga, bella tirata. Poi sarà la mia fissazione, ma la pizza a me deve essere sottile. Poi ci devi mettere un po' di sì. Qua abbiamo Raffaele, un master of full. Buonasera. E c'è Cristina Lazzareschi. Ciao da Cristina da Lucca, quella che copia le ricette e le ripropone nel suo ristorante. Cara Cristina, così mi piace, perché quello che vogliamo è proprio questo, che le ricette vengono riprodotte e riproposte, e che se con il nostro piccolissimo contributo riusciamo ad alzare leggermente il livello qualitativo, e quando si mangia in giro è la cosa più bella del mondo. L'importante è che l'importante è che si segna la paternità. Perciò Cristina, tu fai la pizza e dici che Peppe guida, non ti preoccupare, che fai il buco in terra sicuramente. Guarda qua, guarda, eccola qua. Questa è una mia idea di pizza, sarà pure sbagliata, ma mi sembri solo nel piatto di agosto. Oh no, Antonio. Fantastico. Antonio arriva dal Piemonte. Ci riprendiamo questo. Eccoci! Ciao! E c'è proprio Antonio che scrive: vedervi dal vivo è uno spettacolo. Grazie. Allora, Antonio è appena arrivato dal Piemonte e ci facciamo sentire subito da Dori Napoli. Questo è il sole di Napoli nel piatto. Allora, la tagliamo e poi la completo davanti a voi. Anzi, facciamo preferire chiudere, perché sennò ho cacchiato Giovanna Annanza. Allora, c'è fammi niente di scivolo. E mo che siete Cuba, mo che arriva Cuba, sì. Cuba? Chi è Cuba? Arma letale. Cuba è il figlio della nostra... Ah, di Yolanda. Yolanda. Ecco qua, Giovanna, è una buona forchetta. Allora, per completare il delicato sorrentino, olio al basilico. Guardate qua, questa è una bomba di sapore. Attualmente queste pizze le potete trovare da Daniele Gourmet ad Avellino. Poi, l'immancabile agruna, addore limone. Ne prendiamo solo la parte
gialla ricca di oli essenziali. Ecco qua. E voilà. Ce la metto io con gli basilici. E intanto c'è Luisa Sorrentino che scrive: Mario, mio figlio, ha appena detto mamma, lo chef sta facendo la pizza con il tuo cognome. Sì, Luisa, ecco qua, il delicato Sorrentino è pronto. E vi posso garantire che te ne adoro che fa paura. Si sente da qua. Si sente qua, Antonio? Sì. Eccolo qua. Guardate qua che cos'è. Guardate qua. Guardalo qua. E vai, vai. Vabbè, andiamo avanti poi. Poi dopo le mangiamo. Questa me la prendo io. Ecco qua. Allora. La seconda. Ci salutano Luciano Rosaria Cosentino. Ciao Luciano. E ci sono i bimbi di Emanuele Caporaso che ci mandano un salutone. Ciao ragazzi, mo la pizza ci volesse, dite la verità. Ci vorrebbe una pizza? Allora, che dobbiamo fare mo? Qual è la? Allora. Sempre mozzarella sotto. Allora, non vi nascondo che nella mozzarella tritata che mettiamo sulla pizza, tagliata, non tritata, tagliate a cubetti non troppo grossi, che anche lì è importante il taglio, inseriamo qualche pezzettino di mozzarella affumicata. Ah, provo l'affumicata, perché c'è sale qua. Perché quell'odore, allora, sono delle zucchine, quell'odore di affumicato coppa pizza, secondo me ci sta a finire un po'. Allora, forse non le ultime, proprio le ultimissime zucchine di Montechiaro. Salutiamo Anna Orlando e Francesca La Pietra Cozzolino. Buonasera Francesca, ciao. Anna Orlando, come stai? Qua siamo con la tua amica Rosaria, okay? Tutto a posto? Tutto a posto. Ciao Anna, soffrirò per te. Hai visto Anna quanto è brava questa Rosaria? Ciao Anna. L'amica che si sacrificano. Ecco qua. Allora. Fior di latte, che consiglio? Irene Branco, un salutone dalle fan del parrucchiere Tito. Buonasera. Ciao Irene, buonasera. Ho sentito tanto parlare di te e non vedo l'ora di conoscerti. Ormai mia sorella Teresa è... ci ha fatto una capa tanto. Allora... vi aspetto per un caffè, salite. C'è Rosa Cacciopoli che dice mo salgo. Sì, sì, mo è il momento buono, faccio la pizza, eh? Che voi dovete sapere che noi non facciamo la pizza, eh? Per questo è solo un'idea di come potete condire le vostre pizze a casa. Lo so che non è la stessa cosa col forno elettrico e tutte queste cose qua, ma che non basta l'idea, non poche passioni e tanta pazienza, è qualcosa di buono fatto. Allora, ho messo giusto due foglioline di menta, un po' di basilico, mettiamo un poco di caciocavallo grattugiato, un filo di uoggi, sì, dopo che voglio girare paura che non c'è per niente. Allora, Giovanni, sì. Da Creta ci saluta Claudio Stella. Ciao Claudio.
Buonasera. E poi Sebastian ti invita in Argentina, se vai ti fa mangiare un bel asado. Mamma mia. Sebastian, mi affascina molto il fatto dell'asado cotto nelle praterie, no, nelle pampas, o no, come si chiama? Non lo so. Beh, quella è una cosa, non so se si chiama così, ma è una cosa affascinante. C'è Giuseppe Fariello, si può venire a mangiare la pizza nel vostro ristorante? No. Caro Giuseppe, questa solo per un consiglio di come poterla fare a casa, per condirla a casa. O chi ha il forno a legno che la può fare così nel forno a legno, ma qua non facciamo la pizza. Leandro di Alatri dice: mi stanno a venire saranno i crampi allo stomaco. Sì, Leandro, mano che ti a cercare, vedi, e boom a mano. Allora la pizza deve essere, per quanto mi guarda, sottile, ben condita, ci deve essere le cose super belle, ben unta, croccante, è una cosa importantissima per quanto mi riguarda. La pizza deve essere ben cotta. Allora, dove li vuoi? C'è Don Salvatore, buonasera a tutti. La mangerei una bella pizza fatta dal nostro grande chef. C'è stato Don Salvatore, appena sveglio Don Salvatore, le ultime fatiche settembrine di Don Salvatore, perché mo deve sfruttare gli ultimi giorni di bel tempo, per questo Don Salvatore sta incalzando la visita a Marco, che sarà stanchissimo. Dopo che c'è cavallo tirato fuori. E c'è Emanuele che dice: ma Don Salvatore non la fa una capatina? Un poco di pepe. No, dopo Emanuele, dopo gli mandiamo 7-8 pizze a casa. Ci sta aspettando, no? Giovanni è pronto con l'ape a lavare le baffate così. Fabio ci porta i saluti da Varsavia, dal ristorante Il Punto. Ciao Fabio, un caro saluto a voi, e grazie. Eccola qua. Questo qual è? L'hanno già detto. L'hanno detto? Vabbè, questo è facile, non sapevo, cioè, sicuri è stato prima la ricetta. Intelligentone che sei. Allora, a me così piace, guardate, deve essere sottilissima, ma si deve reggere. Bella croccantella. E voilà. Questo non è uno dei miei piatti storici, è l'interpretazione di uno dei piatti storici della penisola e della Merano. Va. C'è Carlo Scalese, buonasera chef e Rossella. Le imprevedibilità della vita mi hanno portato in Piemonte dalla campagna, ma non smetto di seguirvi. A presto. Ti aspettiamo. Carlo, ti aspettiamo. C'è Gianluca Civica. Così me la finisco di allungare un poco e poi la sistemo. Ripeto, io non ho la manualità di un grande pizzaiolo, perché a me è solo passione. Ecco, e questa qua facciamo. Mozzarella. Ecco qua. Gianluca ti paragona all'attore che fa Proximo nel film Il Gladiatore. L'attore si chiama Oliver Reed. Lo sa scrivere, no? Capito? Gianluca, vedi. Mi hai fatto un regalo, no? Reed.
bread con due egg. Parmigiano, basilico. Ti ha fatto un regalo. Però era bello da giovane. Vabbè. Da giovane era bello, guarda. Ecco, poi in vecchiaia se. Grazie Gianluca, sei, sei troppo buono, mi hai trattato. Grazie. Allora, sempre l'olio, mi raccomando. L'olio, ci vuole. Questa qua che sto facendo secondo voi? È che sono un po' più difficile, fino a mo' abbiamo giocato semplice. Mo? Un'altra cosa non facile della pizza, sapete qual è? È mettere la pizza nel forno, farla scivolare dalla tavola. Guardate, non è una cosa semplice perché tende sempre a cambiare forma, perché basta uno sbaglio, uno strappo diverso, la pizza attacca o si allunga o diventa obliquo, diventa... Per questo farla tonda e metterla giù precisa e farla rimanere tonda non è tanto facile. Ma non perché sono bravo, lo dico perché è così. Allora, giù. Sì. E certo, non poteva essere diverso. Giovanni già sa che capo di pizza. Cioè, mo, l'unico pensiero suo è dice, quando finisce, e così ce la mangiamo. Cecilia ci saluta da Palm City, Florida. Sì. Non ho capito. Cecilia dalla Florida. Ciao Cecilia. Mi è piacere, dalla Florida. Allora, questa qua invece facciamo così. È bianca. Mi direte perché è bianca? Perché è mezza cotta, non è cotta. Perché ora andiamo a completare e gli diamo una botta di funghi. E come la completiamo? Aspetta, questa è dopo. Ma già vado, rispondetemi. Eccola qua. Vedi? E dire che se si non fai il buco interno, cosa va tu? Preparatevi. Mamma mia. Ma sto facendo questa pizza, sapete chi mi viene in mente? Mi dovete... Parmigiano, ricordate il bruno, sì? Giovanni sta ancora con la capa di cucina. Ma non da oggi, da stamattina, cucina la matanata. In molti dicono è la pizza devozione? No, questa qua è il benvenuto che serviamo all'osteria, che apriamo finalmente a ottobre, i primi di ottobre, e il benvenuto di una cosa che lo serviamo da... Eccola, ho visto in pericolo. Mettiamo giusto un minuto nel forno per completare la cottura e riscaldare bene le polpette. Questo è il benvenuto che serviamo da Nonna Rosa, da quando esiste Nonna Rosa, è della polpettina al ragù leggero servita su una piccola mousse di ricotta che non è nient'altro che ricotta montata e servita con un poco di parmigiano. Mi stavo dicendo, questa pizza, mentre la stavo montando e la condivo, mi è venuta finire proprio a vedere tutta la ricotta. Mi è venuta a mente, non so perché, ma Antonio Leone, non so perché, Antonio, se sei collegato, ciao, Antonio Leone del Bartotò, non so perché, mo con te sta pizza, mi sei venuto in mente tu. Allora adesso ti stai provando tu sta pizza, vieni. La finita di cuocere, proprio, si tratta proprio di un minutino di botta di forno.
Vediamo un momento se sono pronti con un velo di ricotti. C'è Nunzio Pistilli che dice io vengo, Rossellina. Guarda come ci siamo. Nunzio. Ci stiamo combinando. Questa è... La tagliamo. Questa è per il buco del rovero. Attualmente questa qua la potete... Come vi dicevo, la trovate... Mamma mia! Lucia Altieri la chiama pizza nonna rosa. Ehi, Lucia, guarda qua. Guarda qua, se non vi buco in terra. Poi facciamo una cosetta, dammi una ciotolina, un piatto, già la fai i piatti dove stanno? Ecco, un minutino solo. Stemperiamo un poco di ricotta perché da sempre, da nonna Rosa, appena arrivi, serviamo questo polpettino con una leggera mousse di ricotta. Adlova. Vedi? Giova, che dici? Sì. Ti piace, Giovanna? Sì. Giovanna non va. Si è accappottato. Sarà un Salvatore, Giovanetto pensa a te, Giovanni. Eccolo qua, l'immancabile basilico. Eccolo qua. Vedi? Eccola qua. La pizza a ragù di polpettini della nonna. Eccola qua. Da Saint-Tropez c'è Marco Gozzi. Buonasera Marco. Saint-Tropez. No, Rosa, scusatemi, Rosaria. Ormai. Allora, melanzana. Che succede niente con la pizza, però vi voglio far vedere questa cosa. Melanzana. C'è Nunzio che ancora chiede, quindi se andiamo ad Avellino le mangiamo tutte queste pizze? Sì. E Luigi Di Giacomo ci scrive, è una sofferenza guardarti. Luigi, oh bravo. Questi sono dei consigli che puoi attivare con un poco di pazienza quando sei a casa, ti dedichi mezza giornata. Allora, melanzane. Che vi ricorda sto taglio che sto facendo? Da Davos, Svizzera, c'è Emilio Ambrosio. Ciao Emilio. Allora. Eccola qua. Mettiamo un pizzico di sale. Lo scarpone al forno, dice Emanuele. Emanuele, questa è la mamma di tutti gli scarponi. Questo, se fermo l'orge, nella sua estrema semplicità. Eccolo qua. Mi raccomando, chi ha a disposizione? Uno da noi sarebbe. Eccolo qua. Aggiungiamo leggermente. Questa è una teglia di rame che ovviamente entra e esce in un forno a 400 gradi, per questo è bello nero, rame antico. Eccolo. Allora, qui, proprio, pure più in fondo, in fondo, sì. Quanto tempo lo teniamo? 3-4 minuti, certo. 3-4 minuti da adesso, Giovanna, conta. Google. Giovanni, quando parlate di contare a Giovanni deve essere una cosa complicata, sta proprio a pacciucata. Contare e pesare. Pesare soprattutto. Numeri.
Ma che dico? In ogni sua forma, i numeri, Giovanni, se proprio si è fatto trappacciolato, l'hai visto? Un giovane anche fa. E fa buono. Virginia Fusco, ciao Peppe, sei unico. Buonasera Virginia. Ehi. Sai, guarda da vedete, anche se non avete grande manualità, piano piano con le mani cercate di dargli una forma rotonda, poi ve la mettete sul polso, la sedete e ve la risistemate. Devo vedere un po' perché qua vicino su una come si affaga. Grazie, ci stiamo sporcando tutto. Ecco. Riccighea. Riccighea. Sì, sì. Quindi noi siamo a 350-400 gradi, per questo a botte di calore. È bella, è intensa. Già mi erano un po' dietro. Se facciamo lo mettiamo qua. Se no Peppe ci questo non va bene. Sì, sì. Tra poco e rimettiamo al forno. È bello. Mo' si inizia a stare meglio vicino al forno. Fino a una settimana fa è stata una mazzata di calore incredibile. Allora mi raccomando, queste sono le idee per le pizze. Per questo, chi sta a casa si imbasta quel bel mezzo chilo di farina e le potete ripetere benissimo nel forno di casa. Ovviamente non nel forno a legna, ma il risultato lo avrete sicuro. Io vi dico sempre, non vi dovete fermare alla prima difficoltà, dice vabbè, non tengo il forno a legna, non lo faccio. No, si può fare, mettete il forno ad alta temperatura, riscaldate la teglia di dove appoggerete la pizza e non vi preoccupate, non sarà questa al 100%, ma avrete un sicuro 70% di bontà. A voi metterò un sfizio di farla e mangiartela bella calda e fatta da te, penso di dare prezzo. C'è Antonio Polino, Don Peppe, boss della cucina partenopea, un saluto dalla Francia. Ciao Antonio, grazie mille. Ti ringrazio. Allora, mo faccio questa, poi ne faccio un'altra, poi vi faccio la regina delle pizze, che è la margherita, perché voi dovete sapere io dove vado, vado, qualsiasi cosa faccio. Io mi mangio marinara e margherita, poi se ho fame provo altri gusti, ma per me marinara e margherita. L'altro giorno ho mangiato un'ottimissima pizza lì da Daniele Gourmet ad Avellino. Ho mangiato un'ottimissima pizza. La settimana scorsa dai fratelli Salvo a San Giorgio a Chemano e hanno fatto una cosacca che valeva il giro del pianeta, una cosa spettacolare nella sua estrema semplicità, base pizza passata pomodoro, non passata pomodoro con la varietà non è idea quale hanno usato, però c'era qualche pellecchietto, per questo non era una passata, olio
all'uscita dal forno una generosissima grattugiata di pecorino, ma con due ingredienti, era una pizza di tipo che di Bundes. Questa pizza è buona. Che dici Giovanni? Non massa non fai. Che Giovanni è buono? Facciamo attenzione che si cuoce malamente. Guardatela qua. Poi facciamo. Allora, il battuto, qua abbiamo un eccolo qua. Guarda qua, guarda. Cuocere. 4-5 minuti. Questa è troppo bella, ma dimmela così. 4-5 minuti per fare la bistecca di Montegliano. E che tu dica a fare? E poi battuto, olio, erbe, generoso. Guarda qua, guarda. Guarda, guarda. Cosa è in testa? Mi sapevi buco andare malamente. Che c'è sta? La svolta. Eccola qua, guardate che cos'è. E voilà. Se volete esagerare, c'era proprio peperoncino. No, a Montegliano, non mi va fresco dalla pianta. Poi teniamo qualcosa come 40-50 piante, poi ci vanno a fare sicuro che uno non si può mangiare. No, no. Cioè, i piccoli colorati, dove stanno? Ecco, un momento, ve l'ho detto, Giovanni sta ancora a capo dopo usci. Allora, come vi dico sempre, adesso è il periodo di congelare i peperoncini. Mo sono belli maturi, li trovate dappertutto. Anzi, da adesso in poi iniziano, li iniziate a trovare, che iniziano ad appassire. Invece mo dovete prendere questi qua, freschissimi, vedi? Io quando è bello, questi qua li congelate e quando vi serve lo prendete dal congelatore, direttamente congelato lo utilizzate e poi mi direte che voi mangiate. Non devono essere quei peperoncini come fa Ciccio Checco, che te la fissazione di mettere peperoncini, che sono tanto forte che si guarda a fuoco, solo se li guarda senza provare l'estintore. Dovete mettere peperoncini che potete usare. Giovanni ovviamente ho buttato con tante perché 4-5.000 peperoncini là di poco zoo. Ecco qua. Costa una casa. Eccolo qua. La bistecca di Montegliano. Tieni, metto là. Vai Giovanni, vai, Allora. Come vi dico sempre, stendetela sulla mano così la fate sempre più sottile. La mia pizza da sfì è ben cotta, è molto più digeribile. Avete l'illusione? No, perché ne mangiate pure una fetta in più. Quando è fina, il volume è più grande, ma la pasta è sempre la stessa. Per questo avete l'illusione di mangiare anche una fetta in più. Ciò mi dà ancora più da così mangiare. Ci saluta Miria Bogani. Ciao Miria. Allora, mozzarella. Eccola qua.
parmigiano. Basilico. Paola De Stefano, belli peperoncini a Perugia non li trovo. Che meraviglia, chef. Sì, Paola, ma mo sì. Come non li trovo? Sono peperoncini fresci. Peperoncini fresci. Mo è il momento di metterli in congelatore. Perché sono eccezionali. Ecco qui. Mancano 10 minuti. Allora, questo qua, il pomodoro, il cuore di bue, il pomodoro sorrentino, anzi no, che ne sono diversi, questo è sorrentino, fa a capressa. Allora, non si usa. Eccolo qua. Laura Galavotti, buonasera, che mozzarella usate? Fior di latte. Fior di latte, per questo di latte vaccino. C'è Vittorio a Campora che dice: Rossella, da grande voglio i capelli come tuo padre. Vito. Vieni qua che ti faccio capire come li ha fatto. Ti piacciono? Ti aspetto. Vittor! Organizzati con Gino. Gino già sa ammasciate. Lui già sa. Allora, voi sapete, no, che ormai sono anni che vi dico il pomodoro come va tagliato per l'insalata, no? Bello, sottilissimo. Vabbè, quando lo usiamo, che mi serve per piatti più raffinati, ne tagliamo solo la polpa. Ecco qua, così. Guardate. E lasciamo. E lasciamo la scorza. Guardate che qua. Poi ci va a mangiare la scorza e tutte cose. Ci piace? Tagliamo tutto. Poi magari se bruciavi, si può. Va bene. Si finisce, il numero 4 e 3, che lo chiudo. Va bene. Non vi preoccupate. È salvata. È salva. Eccola qua. Allora. Intanto la taglio. E c'è Antonio Bevilacqua che scrive: eccomi! Antonio! Niente pizza e peperoni! No, Antonio, vedi che io faccio una pizza con gusto di peperoni un po' tornato, che è una bomba d'olio. Non scherzo, è buonissimo. Allora, il carpaccio di pomodoro. Mi raccomando, se qualche amico pizzeria fa sta pizza, poi l'importante. L'importante è che citate la fonte, poi è bello che ripetete e diffondete il verbo. Ecco. C'è Anna Maria Barbieri, chef, ho gustato le tue prelibatezze il 22 agosto, saluti da Milano. Ciao Anna Maria, grazie. Allora, formaggio. Ma guardate la camicia che mi ho pigliato ogni volta che lo uso. No, è una curiosità che volevo sapere usare noi. Perché? Perché mi prendete se vuoi utilizzare pure? Allora, basilico. Cuoia. Eccola qua. A piore, bro. Allora, che ne dici? Bellissima. Adica, qua. Adica. Pizza all'insalata di pomodoro.
te, non so, ti piace? Sì. Oggi vado, aspettiamo. Vai, ma dobbiamo, abbiamo 10 minuti, 5, 6 minuti. Siamo una paletta, è una bella un po'. Abbiamo 6 minuti per fare, vi devo far vedere la margherita, perché per me la margherita, come vi dicevo, è la regina assoluta delle pizze, per questo, la margherita. Margherita. E come vi dicevo, ci stiamo organizzando perché tra non molto finalmente apriamo l'osteria. Ecco qua, assennimelo un po', questa qua, e poi la mettiamo sulla nostra tavola. Mozzarella, ecco qua, un po' di mozzarella. Giovanni, cosa sai? Sta arrivando, sta arrivando. Giovanni sta facendo la mozzarella. C'è Patricia che ci scrive: beautiful, spero di provarle l'anno prossimo. Certamente, Patricia. Patricia, ma noi non le facciamo. Questo è solo un consiglio di come poterle fare a casa. Vabbè, ma ci sono altre mille cose da farvi provare. Ecco qua. Poi ci sta una fantastica sorpresa sulle pizze. E questa è una cosa che vi comunicherò più in là. Allora, la margherita. La mozzarella sotto, ho fatto nei pezzaioli, ma io metto la mozzarella sotto. C'è Miria che dice una curiosità, ma chi se le mangia? Noi! Eccoci! Domanda, eccoci! Anche uno se lo dà di Giovanni, ma chi usce, no, perché sa dire... Prima che fa? Oggi l'abbiamo lasciata riposare un po' troppo. Olio, formaggio, ti Ghiro. Vai. C'è Alessandro Santoro che scrive: io uso la polpa di pomodoro strizzata e non la salsa. È spettacolare, quando hai grandi prodotti fai benissimo, Alessandro, perché è tanta roba. Antonio Bevilacqua dice: siete i più invidiati d'Italia, voi che assistete e mangiate. Antonio, allora, pizza, come vi dico sempre, la base, ce la tiriamo bella sottile, ecco qua, buttiamo. Mi raccomando, Giovanni, da lui. Eccola qua, Sua Maestà.
a margherita. Devo fare tutto quello che vogliamo. Ma quando esce la margherita, purtroppo, eccola qua, tutto quello che volete. Ma quando esce la margherita non ce n'è per nessuno. Guardate qua, va. Sottile. Filante. Filante, un nuovo profumo che fa paura. Sprigiono tutto il profumo della qualità. La rapisco? Vai, vai. E me ne vado, ciao. Ciao. Bere acqua. Eccola qua. Hai quando andate, Giovanni, piace? Sì, Giovanni. A me non mi piace, alzate, non mi piace questo. Allora, la pizza. Crema pasticcera. Un velo, se ci dà prima ancora la base sotto, crema pasticcera, un velo. C'è Ottavio Casola che dice la margherita con poco pomodoro è spettacolare. Sono d'accordissimo, Ottavio. Vai giù, basta. Vai giù, giù, giù. Cosa devi fare? Se li attendi da giù. Tanta roba. Mettiamo qualche fettina bella abbondante di fico. Vabbè, giù, basta, giù. Troppo. Ehi, io poi giù. Sei spropositato. Ho 0.000, non ce la fai tu. Eccolo qua. E come fai tu? Ho 0.000, ma tu ci pizzi stai facendo 0, non ce la fai tu. Datemi una smossa. Fichi. Noci. Secche. Questa è settembrino. Ecco, noci. Questa pizza settembrino. Bene. Eccola qua. E la mettiamo in forno giusto. Il tempo che cuociamo leggermente i cornicioni, si tostano le nocciole, per questo le noci, per questo sprigionano con gli oli essenziali il loro profumo tostato, che è buonissimo, voi sapete, no? La frutta secca quando la tostate. C'è Ida Petrillo, dice oggi è una tortura più del solito. Ida, anche se non le potete provare, che siete lontani, spero che solo il piacere di vederle sia soddisfacente, lo so. Chi va pure Giovanna, ma che potremmo fare? Bello. 5-6 le mandiamo a Don Salvatore, perché no, io credo si finisce i pizzi, che Don Salvatore. Se no proteste e la chiappiamo più un caffè. Angela Monzo chiede cosa ha messo sotto ai fichi? Crema. Crema pasticcina. Crema pasticcina. E Giovanni Verde da Ischia, da Forio, ci scrive: vi amo! Giovanni! Allora, eccola qua. Aspettate, la tagliamo. Che profumo! Sta il profumo? Questo è il profumo della frutta secca tostata. Voi sapete, no? La frutta secca da ieri sera. A noi c'è troppo bene. Ecco qua.
Ma non è finita, la andiamo a completare con un fantastico giro di caramello salato. Wow! E se prima fa, lo vuoi, facciamo buona, Antonio, perché? Caramello salato. E poi, cioè aspennate. E poi andiamo a completare con delle fantastiche foglie di verbena. Eccola qua. Ecco qua. Mo, cari amici che avete un forno, proponete ai vostri clienti la pizza settembrina di Peppe Guida, crema, fichi, noci, caramello, troppo bello, caramello salato e verbena. Eccola qua. Fantastico. È uno spettacolo. Bene. È tardi? Abbiamo sforato? Sì, no, siamo bene. Giusti. Vi ringrazio, grazie sempre per le vostre condivisioni. Mi raccomando, vaccinatevi, perché altrimenti non ce la riusciamo mai in questa situazione. Vacciniamoci e cerchiamo di uscirne, perché altrimenti corriamo il rischio che quest'autunno ricominciamo un'altra volta da Randelli l'anno passato. Per questo vi raccomando, fate attenzione, divertitevi e vaccinatevi. Buon weekend e che stai. Ciao!